lo spedisco all'estero, avete capito? E sai quando sono cucciuta? Povera! Che caite, caite! L'ho mandata all'estero! Sì, sì, all'estero, perché ho ricevuto una telefonata da una vedova oriunda, la quale mi ha scritto dall'America. Desidera convolare in seconde nozze con un puro sangue italiano. Che dice? È simpatico! Ah, è simpatico! È simpatico, è simpatico! Che dice? Ha detto, uno l'ho mandato all'estero, un altro è così! Per lei non c'è nessuna buona notizia. No, ma voi non vi dovete preoccupare, non vi dovete preoccupare, io vi tengo sempre in vetrina, mi tengo. Non esiste scapolo maturo o scapolo inconsolabile che passi di qua senza di vedere la vostra fotografia e senza di ascoltare pure il vostro disco. State tranquilli, io vi tengo in vetrina, mi tengo, state tranquilli. Ho portato altro disco. Che ha detto? Che ha detto? Abbiamo portato un altro disco e lei canta La Traviata. Amami alla fredda. No, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Uno basta, non c'è bisogno. Ma ci ho fatto, perché ci ho fatto, ce ne andiamo. Caso mai dovesse tornare il bidello dell'altra volta, vedetevi conciliare, non fa niente che tiene la gamba di legno. Quella mia sorella non ci tiene, lo spirito non sta nelle gambe. Dico bene. Dite bene, ma quello il bidello non viene più, quello ve lo dissi, non gli dovevamo far ascoltare il disco, quello odiava la musica, con tutta la gamba in legno, non c'è a correre che mi pareva un lepire, tanto è bene che con il rischio di spezzarsi pure quell'altra gamba, avete capito? Che dice? Peccato! Lei ha sempre quell'assegno nella borsa che aveva preparato per voi. Lo porta avanti e indietro. Perché? Per scaramanzia se lo porta. Perché pensa che da un momento all'altro me lo deve dare. Quella mia sorella è romantica, le piace sognare così. Che dolce sogno! A essa e a me come mi piacerebbe questo sogno, come mi piacerebbe! Ma chi è il Clopulpo? Che dice? Stanno parlando di noi! Stanno parlando di voi? Sì, di me e di lei. Ah, di voi e di lei stanno parlando. Che lingua è? Che state dicendo? Che cosa vi siete dette? Ha detto che stanno parlando di noi, ma non solo stanno parlando, stanno anche sorridendo, e che io tengo marito e mi devo stare zitta. Ho capito. Che ha detto? Stanno sorridendo. Stanno sorridendo? Stanno sorridendo? Aspettate un momento. Ma sì, in fondo l'America è lontana, lasciamola stare dove sta. Io sono un sentimentale, faccio il mio mestiere come un apostolato, voi lo sapete. Ma sì, l'America, lasciamola stare dove sta. Aspettate un momento che voglio vedere una cosa. Nicolino. Sì. Nicolino, fammi un piacere, accompagna la signora e la signorina nello studio. Speriamo che non morto. Nicolino, accompagna la signora e la signorina. Prego, accomodatevi. Può essere che stavolta la bacchetta della fata di Cenerentola abbia un corpo
Accomodatevi, accomodatevi. Nicolino, fai strada. Prego. Accompagna la signora e la signorina. Accomodatevi, accomodatevi. Preziosa, mi ha promesso 400.000 lire di mediazione se lo trova marito, eh? 200.000 lire subito e 200.000 lire dopo le nozze. Bravo, e tu hai trovato la vittima? Ma che vuoi trovare? Ma tu l'hai vista? Quello è un caso disperato, ma come fai a trovargli il marito? Certo che è bruttina, eh? È bruttina, ma tu sei in vena di complimenti, quella è bruttona e sentimentalosa, con la pretesa di cantare. Anzi, ormai, tu dirai che io non solo ti ho fatto vedere la fotografia, ma che ti ho fatto ascoltare pure il disco. Sì, ma che c'entro io? Adesso ti spiego. No, perché io ho un vago sospetto, Sì, Arma lo deve fare. No, Michè, chiedimi tutto, ma questo no. Ma, Arma, noi non siamo amici, siamo fratelli, siamo. Michè, chiedimi il sangue e te lo do. Ma vedi come parli bene, Arma, come sai declamare bene. Quello è un tipo romantico, ama il discorso fiorito, non può che batteria, non può che fumo, non può che musica, cioè la stordiamo e ce la cuciniamo, hai capito? Ma tu certe volte sei amorale, lo sai? Amorale, ormai, tu porta uno in chiesa che si sta morendo di sete, bene se quello non si beve pure l'acqua santa, no. Ormai, senti, ma me è così, ormai. No, Michè, no. Ma un'altra volta, ma stavo parlando a queste belle, ormai. Ma secondo me chi è triste con una sevennetta? Se non c'è, che è stato? Che è successo? Voi state qua! Quella vostra moglie come si sperava, ma ci siete stato te? No, non ancora, ma adesso ci vado! No, a dove vai? Aspetta un momento, vai dopo, vai! Se non c'è, voi dovete scendere! Devo andare a fare la spesa! E andate, che se no trovate i negozi chiusi, andate, correte! Un altro calvario di 60 scalini! Corro! Ah, ora corro! Quando si dice la scienza, quando niente di meno che vanno, che vengono dalla luna e non hanno ancora trovato un rimedio per i colli. Allora? No, mica no. Bene, un'altra volta stiamo parlando così bella, Arma, ma perché non facciamo questa cosa così bella? Stammi a sentire a me, Arma, fai come ti dico io, vieni appresso a me. No, Michele, ti prego, ne va di mezzo la nostra amicizia. Ma non ti preoccupare, fai come ti dico io, vieni appresso a me. La signora Ernestina, venite, accomodatevi, venite. Non ti preoccupare, vieni appresso a me, non ti preoccupare. Prego, accomodatevi. Come ti faccio parlare, mo? È ciucciù, che dice? È emozionata, le tremano le gambe. Fatela sedere, prego, accomodatevi. Passiamo subito alle presentazioni. La signorina Cristina di Nocera. Ho il piacere di presentarvi il signor Armando Brambilla. Oh, e altro passata, posso. E perché passaggio a fare questa? Punti. Ma che siamo con la sciata? E ciò che c'è da. E la sciabola! Signorina Cristina, le vostre parole sicuramente faranno arrossire, ma no, non solo lasceranno pensare il signor Armando, ma. Signorina Clotilde, metteteci al corrente del pensiero sicuramente poetico di vostra sorella. Che cosa ha detto? Piacere! Ah! Queste, ha parlato mezz'ora per dire piacere. E va bene, forse per una rara corrente di telepatia, o forse per uno dei quei misteriosi intrecci del destino, io e lui, poco prima parlando, siamo scivolati su di voi. E questo rende, capito?
Reverente, che dice? Mentre stavamo venendo qua per la strada, sentivo un fischietto nell'orecchio. Questi scugnizzi napoletani sono proprio tremendi, eh? Nicolino, tu se vuoi ti puoi anche ritirare. Questo è un colloquio intimo. No, no, voglio vedere come finisce, voglio vedere. È vero, la naturale curiosità di un giovane romantico come a mio fratello. Va bene, va bene. Dunque io vi ho presentati e ho messo la prima pietra, ho dato il là. Vogliamo adesso vedere un po' di conoscerci meglio? Vogliamo scambiare qualche parola, qualche frase? Voi che cosa dite? Va bene, questo l'ho capito da me, l'ho capito. E voi che rispondete? Già. Certo, è timido, bisogna incoraggiarlo, ecco. Signor Armando, non siate timido, aprite il vostro animo, dite una di quelle belle frasi che avete detto a me quando avete visto la fotografia della signorina, dite... Ah, una voce bellissima! Armà, fotografia! E che posso dire, don Michele mio? Io resto annientato, sono senza parole di fronte a quello che mi capita. Avete visto, lo avete annientato! Queste sono cose dell'altro mondo. Allo dagli angeli, allude! Io non capisco se sto sveglio o sto sognando. No, Armà, è realtà, amico mio, è realtà! Amo ciò! Che cadete? Don Michele, insomma, non mi pare tanto sicuro. Ah no, ma voi non vi dovete preoccupare, voi in questo momento siete imbecillite dall'emozione. Dite qualche parola di quello che avete detto a me quando avete ascoltato la bella voce della signorina, dite. Una voce bellissima. Sebbene io non pensassi che dopo avrei dovuto incontrarla di persona. Sentivo il disco e già piangevo. Oh, nobile commozione. Una voce celestiale. Una voce di sirena. La donna è mobile, cuore più grande. No, quella ha sentito, basta, ha sentito. Lo fate piangere un'altra volta, lo fate piangere. Ma che avete passato? Niente, non ti preoccupare, è per il fatto del 13, 15 e 24, la pilade, hai capito? La pilarma. Gesù, che spavento. Che ha detto? Chi è quella? Niente, mia moglie, quella non tiene nessuna comprensione per le cose belle dell'arte. Saremmo per niente, lasciatela stare. Conto, quindi. Che ha detto? Tutti quei numeri, 13. 15 e 24, sì, il numero di telefono del signor Pita, del quale vuole andare in America al posto suo a sposare l'Oriunda. Ma lasciamo stare l'America che sta tanto lontana. Signor Armando, concludete. Ma no, è troppo presto per concludere. Tutto è stato come un fulmine che ci ha colpito. Lasciamo al fiore il tempo di sbocciare, no? No, ma quello, il fiore è già sbocciato, si deve solo cogliere, capite? Solo cogliere. Ma la signorina potrebbe cambiare idea. No, è un letto. Che ha detto? Sono come l'edera. Dove mi attacco, muoio. Ma io sono come il marinaio. Sì, il marinaio senza bandiere che dopo aver a lungo errato per i mari cerca finalmente l'isola verde del riposo. Pronto. Che ha detto? Pirata. Pirata. Ecco, vedete. Ecco, vedete mio fratello come ride, esulta anche lui perché ha capito che tutto si conclude bene. Dunque, signor Armando, che cosa si aspetta più? Concludiamo. È troppo presto, don Michele. Va bene, è troppo presto, ma a questo punto bisogna solo concludere, don Michele. Voi non volete parlare più, non volete dire più niente? No, non parlo. Va bene, non va niente, quello è il linguaggio del sentimento, è muto. Non c'è parlato. Che dice? Don Michele,
Ma almeno voi siete sicuri di questa cosa? Oh, ma allora siete cocciuta, mancate di introspezione. Io ve l'ho detto, quella è la scorza che dura. Lui è un antiromantico, il pudore gli impedisce di dire quello che pensa. Sì, sì, Michele, il pudore mi impedisce. Allora voi non volete dire altro? No. Va bene, non fa niente. Allora, ecco qua. Datemi le vostre mani. Lasciatelo stare. Ecco. Io unisco i vostri destini. E se ora vorreste pensare anche un poco al mio di destino, anche se mi sembra brutto e volgare in un momento così bello, ma non posso non pensare a una cosa così vile come il vile denaro. Le nostre esigenze materiali mi impediscono di fare questo ignobile insulto al sentimento. Ecco, signorina Cristina, se adesso voi vorreste prendere l'assegno nella borsa... Adesso! Sì, adesso. Se no quando, signorina Cristina? Se fanno andare a parlare lo strogote, adesso, signorina Cristina, se no quando? Eccolo qua, ve l'avevo detto che stava qua, signorina. Eccolo qua. Ah, ecco il mostro, Dracula! Mamma mia, come sono disgraziato, mamma mia. Ma che sta succedendo oggi in sta casa? Ma che... La sepolta viva! Sono la moglie! La sepolta... La moglie! Di quello! Mio marito, eh? Sì, voleva entrare, però siccome quella era pirata,
non poteva entrare nel porto. Poi, e allora hanno lasciato il porto, quindi non ho lasciato il porto. E allora, e dove sono andati? Allora, e sono andati su un'isola tutta verde. Sì, un'isola tutta verde che a causa dell'etere che dove si attacca muore. L'etere dell'isola. Poi, poi sull'isola c'era una sirena che cantava. E allora quella cantava e la gente quando sentiva la sirena si pensava che era l'allarme e scappava. E Brambilla che le piangeva, Brambilla? Brambilla? E chi è Brambilla? No, voglio dire Armando. Armando. Ah, si fa chiamare Brambilla nella malavita, eh? Poi sull'isola verde ci stava la volgarità. La volgarità che insultava il sentimento. La volgarità. Però siccome il linguaggio del sentimento è muto, il sentimento si stava zitto e la volgarità gridava. E i soldi, la pila della la pilarma. Poi dovevano telefonare al signor Pire. Aspetta. Io mi devo segnare questi numeri. Sì, perché io li denuncio. Allora poi. Che il signor Pilate doveva andare in America, doveva andare in America a sposare un'oriunda. Però l'America è lontana, è la nostra patria, è l'Italia. Tutto qua. Ma chi ha detto? Non ci capito niente. Dico, ma chi hai detto? Io non ho capito niente. E manchi! No, non chiudete, lasciate la porta aperta! Ma che è successo? Signora Lucia! Brambilla! Aspetta, non è il momento, Elvi! Ma che è stato? È successo un guaio! Che volete fare? Certe giornate vengono nere! Michele! Iam! Che ha da fatto? No, si è fatto male! Michele! È vivo, però è vivo, eh! È vivo? Che significa? Ma allora? Mo lo stanno portando, è andato sotto un pullman! Oh, ma no, no, ma no, ma no, 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 statevi zitta! No, no, ma che si è fatto? Yammarma, datemi una mazzata, che si è fatto? Guardate, qualche ammaccatura da niente! Però? Sul principio pareva niente, tant'è che non l'ho portato nemmeno a far vedere! Poi che so, lo shock, la botta, l'impressione! È rimasto un poco imbambolato, intronato, insomma, come fosse diventato scema. Ma non fate tutta questa tragedia, quello poi passa. Sì, dovete ringraziare Dio con la faccia per te. Grazie pure per questo. Zitte, pare che stanno venendo. Mi raccomando, voi non piangete e non strillate. Mettiamolo nell'ovatta e poi vediamo di sollecitarlo piano piano. Che si ha fatto? Perché? Mamma mia. Chiami, mamma. La seccia. Andiamo la seccia. Signora Lucia, mi raccomando a voi, io vado a chiamare un dottore. Ah, verità, mi sento scrupolo, forse è meglio che lo facciamo vedere. Don Michele, come vi sentite? Sta bene, quello Don Michele c'ha le ossa di ferro. Ah, e dove è stato? Proprio qua sotto, fuori al palazzo. Gesù, quello stamattina mi è passato davanti. E mi ha dato pure la solita dice qui delle mosse. Io gli ho detto, San Giuseppe, ve scansa e ve protegge. Ma state zitti. Rispetto.
Ho volmato e rote. Ma dice pure il rote, dice. Don Michele, non ho pensato a Pullman. Voi siete a casa vostra. Vedete, qua ci sta vostra moglie, vostra zia, c'è Nicolino. A Pasqua no, a Natale. A Natale no, a Pasqua. Questo mi sarebbe stato l'olio fritto. Ma parlasse tu, capito? Don Elvi, per favore, vi portate. Sì, sì. Già stanno poco tranquilla a casa. Su, per favore, usciamo tutti. Mo hanno bisogno di calma. Vabbè, noi andiamo. Se serve qualcosa, disponete pure. Se vi devo cucinare qualche cosa. No, grazie, grazie. No, penso tutto io, tutto io. Adesso andiamo. Presto. Piangi, sta piangendo. No, è buono, Michè. Michè, sono io, mi riconosci? Michè, ma che è successo? Michè, parla. Ho ragione, no. Ma voglio mettere, questa, non me la voglio mettere. Non ti preoccupare, che concetta tua ti fa vestire da generale dei bersaglieri, capito? No, non piange più. Adesso non piange, sta sbadigliando. Aspetta, Michele mi riconosci? Policinella, disgraziato. M'ha riconosciuto, è guarito. Nicolino, corri al bar di fronte, fatti dare una cosa di forte. Corri, muovi. In quella frazione di minuto ti passano mille pensieri tutti quanti insieme nella testa. Ho pensato a mille cose tutte insieme. Oggi ho pensato a te, a Nicolina, a zia Concetta, tutti insieme. È come se in quel momento mille pensieri ti girassero nella testa tutti insieme. Mi sentono poco meglio, ma sono stanco, ho bisogno di riposare, ho bisogno di dormire, ho bisogno. Ho fatto portare il cognac. Il cognac, bravo, zia, bravo, hai fatto bene, zia, bravo. Oh Michè, complimenti. Avete fatto l'angarella alla morte. Mo dovete appendere solo un voto. A Santa Rita, l'ho detto io a Santa Rita. E invece, Don Michè, me lo ricordate a Felipe? Il facchino, quello bello tarchiato, calvo. Quando fu? La settimana scorsa. Lunedì, martedì, il giorno non me lo ricordo bene. Comunque, uscì di casa e andò a finire pure lui sotto un pullman e si è rotto un braccio. Oh. Una volta tanto sono andato meglio io, hai visto? Vedi, ma poi è passato tanti uomini. Ma quello guaio muore relativamente. Si è spezzato un braccio, se ne poteva pure spezzare tutto. No, non dico questo. Ma quello si è sistemato, beata isso. E come? E che lo stava inguaiato? La moglie.
una carretta di figli, faceva la fame. Ma intanto, siccome l'infortunio l'ha reso inabile al lavoro, non so la TAN che indennizzo gli ha dato. Anzi, mi sembra che gli spetta una pensioncina. Ma voi veramente dite? E se capisce? Uè, chi lo mi insalia, mo pare quasi un signore. Fate per esempio, mo, a Don Michele. Invece di riprendersi e stare bene, rimanevano poco... Un poco scemo. Ma chi gliela toglieva una pensioncina di 100 carte al mese? 100! Ma voi veramente ridete? Sì! Ma forse se non Luciano non sapeva! Michè? Michè, hai sentito? Michè, come ti senti, mamma mia? Hai capito, Michele? Come ti senti? Parla! Ho vapore! 13, 15 e 24! Mamma mia! Marito, mi ha diventato scemo! Marito, mi ha diventato scemo! Faceva il suo lavoro come un apostolato, il matrimonio alla base della società. Gesù disse, crescete e moltiplicate. Ma che ti devo dire, che ti devo dire? Se prima tuo fratello faceva l'apostolo, adesso ci vuole solo un miracolo per farlo ritornare come prima. Sai, io guardo la vita dall'alto, sono un filosofo. Ecco, come io sono... che sono poeta, noi per questo andiamo d'accordo. Allora mi aiuterai, farai quello che ti ho detto. Si affindi bene. Ma sì, noi siamo grandi amici. Allora ricapitoliamo. Tu bussi, quando si apre la porta, tu entri dentro come un forsennato, hai capito? Capelli? Occhi brutti? Sì. Armati di pistola? Però non ti devi mettere paura tu. Tu devi mettere paura tu a loro, quella la pistola è finta, hai capito? Aspetta, ti faccio vedere. Allora, tu bussi, quando si apre la porta, entri e dirai queste parole. Michele Assante, raccomanda l'anima a Dio, tu hai rovinato la mia vita e io adesso distruggo la tua. Muori maledetto! Lo spavento deve essere forte se vogliamo sperare di guarirla, hai capito? Ne ricordo. Sì. Ma poi siamo sicuri che questo fratello non mi butta qualcosa in bacio. Ma che butta, quel poverino sta in condizioni pietose, volesse il cielo. Chiamati, aiutate! Chiudiamoci, scusa, stanno venendo la moglie e la zia, quelli di sicuro non approverebbero, venite, accompagna alla porta. Stammi a sentire, ma è tutta retta, è meglio che almeno vi fate comparire mezzo. Ehi, ammazzi, usate sta borsa. Ma io non lo so fare, io scombino, capito? Scombino. Trebo pure quella che nella tosse. Bisogna fare una scorta di caramella all'orzo in questa casa. Hai capito? Voi dite che la zia Concetta, per non fargli avere l'emozione, l'avete mandata a casa dal fratello. Ecco qua. E vi pare legittimo che una zia, che poi più una mamma che una zia, se ne va e lo lascia in quelle condizioni. Ma io non lo so fare, io non tengo la faccia. Quasi! È più naturale di così, voi mi parete una morta scavata. Ma scusate, ma a me mi pare che siete tutti impazziti. Ma quando vai uno piglia e si finge scemo. E che ti devo dire? Quando abbiamo avuto la sfortuna che quello non si è fatto niente. Ma io non lo so fare, io non so piangere fittamente. E gli ammazzi, voi facete avere ogni tanto, le mettite in mano in faccia e dicite, povero figlio mio, povero Michele. Povero figlio mio, povero Michele. Brava. E fare lo papà va. E fare lo papà va, le ammazzi, tu sarà. Ma io non lo so fare. E non va pure va, e non va pure bene, e non va pure va, e non va pure bene. E uno parte e uno arriva. Michè, va bene, non ci sta nessuno. E me lo volete dire voi, e quando non ci sta nessuno in casa mi dovete avvisare.
Anzi, cerchiamo proprio di evitare la gente. Cerchiamo di rimanere quanto più sopra possibile. E ti pare facile? Quelli qua vengono per dare aiuto, per dare fiato. Ho capito, ma è un pellegrinaggio continuo dalla mattina alla sera.